All'inizio il Grande Fratello VIP di questa edizione mi era apparso diverso rispetto a tutti i precedenti Grandi Fratelli. Riconoscevo nei concorrenti una sincerità tale che dava proprio l'impressione di avere davanti delle persone semplici, persone comuni, come siamo tutti, non attori o persone che stavano comunque partecipando a un gioco. E per questo avevo apprezzato il valore di questo reality, proprio perché i concorrenti sembravano persone vere. Con il tempo mi sono dovuta ricredere perché ho capito invece che tanti di loro stavano usando delle strategie e non erano affatto le persone che volevano far credere di essere. Quello che è più brutto poi è vedere che i rapporti di amicizia tra persone adulte sono basati ancora su gelosie, su dei sentimenti legati più a una possessività piuttosto che far vivere l'amicizia con tutti all'interno della casa. Gelosie che hanno portato proprio stanotte a delle discussioni tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Stefania ha iniziato a tenere il muso a Tommaso e lui quindi si domandava e domandava a lei perché lo guardasse con uno sguardo di disapprovazione, uno sguardo diverso, uno sguardo anche di delusione. E lei ha semplicemente risposto che gli ha dato fastidio il fatto che in occasione della serata brasiliana organizzata dal Grande Fratello a favore di Daniel Mello, lui abbia dedicato tutte le attenzioni a lei e abbia trascorso l'intera serata a ballare. Tommaso dice: ma scusa, dice, ma è perché ti ha dato fastidio? E lei dice: no, mi ha dato fastidio perché tu hai sempre sostenuto che lei fosse una persona incoerente, che era meglio lasciarla fare, mi ha sempre detto di evitare di parlarci e poi te ci trascorri una serata a ballare. E lui dice: ma cosa dovevo fare? Lei era l'unica che ballava. Io avevo voglia di ballare, ho ballato con lei, mi sono divertito, punto e basta. Non vedo per quale motivo deve essere delusa, ce la deve avere con me. Ma lei insiste sul fatto che si è sentita tradita in quanto Dayan Mello tempo fa le aveva risposto che le faceva pena. Dietro a un'insinuazione comunque che lei stessa, mi riferisco a Stefania Orlando, aveva detto a Dayan Mello, cioè che se avesse avuto suo marito lì nella casa sarebbe stata gelosa. Forse lei voleva fare un complimento, ma l'altra l'aveva ricepito in maniera opposta e per questo aveva risposto che le faceva pena. Ma tutto questo si trova veramente ridicolo perché è impossibile che vivendo nella stessa casa da mesi non ci sia la possibilità di avere rapporti quando con una persona o quando con un'altra, secondo anche le situazioni. E per quale motivo poi per principio una persona la deve escludere dai suoi rapporti? Ci saranno certamente degli argomenti che potranno essere considerati meno, diciamo, meno importanti o meno adatti da condividere con delle persone perché caratterialmente uno non si trova. Ma laddove uno può avere un'intesa su altri punti di vista, è perché no? L'atteggiamento di Stefano Orlando è stato veramente strano e la cosa che ha fatto, comunque mi ha fatto riflettere è stata la confidenza che Tommaso Zorzi ha fatto alla Capriotti, quando gli ha detto che Stefano Orlando aveva chiesto a lui di effettuare una litigata questa settimana, di modo poi di avere l'attenzione del pubblico e del Grande Fratello con una clip che sarebbe poi andata in onda durante la serata della diretta. Quindi a questo punto mi sto domandando, ma il muso che sta tenendo Stefania è a valore di quanto lei aveva già prefissato nella sua mente, cioè di impostare una litigata con Tommaso Zorzi e quindi ci fa, o lo è veramente, oppure
se ne è proprio presa, ma lo vedremo sicuramente a breve. Ma mi sa tanto che la sincerità non fa parte proprio di Stefania e di forse neanche altre persone all'interno della casa.